Buongiorno a tutti, bikers, benvenuti in questo nuovo video. Siamo qui perché vogliamo presentarvi con anche un pizzico di orgoglio una delle più grandi novità della stagione 2022. Parliamo di una bici a pedalata assistita, parliamo di una Giant, parliamo della nuova Giant Rain e più. Bici da enduro spinto a pedalata assistita, con delle caratteristiche peculiari abbastanza rivoluzionarie che lasceranno il segno e la identificheranno come una delle bici di riferimento per il settore. Quindi guardate tutto il video e vedrete e capirete perché sto dicendo questo. Seguiteci. Quella che abbiamo davanti, come detto, è la nuova Giant Rain e più, nello specifico questa è la versione 2 2022. Parlando delle caratteristiche generali della Rain, al di là di questo allestimento, abbiamo come detto una bici pensata per enduro spinto, molto cattivo. Abbiamo caratteristica principale una ruota da 29 anteriore e una da 27,5 posteriore, con 170 mm di corsa all'anteriore e 160 al posteriore. Per il posteriore abbiamo una nuova rivisitazione del sistema maestro, che è il brevetto di Giant per il loro sistema ammortizzato posteriore, un brevetto che molti conoscono, soprattutto per la sua grande sensibilità di lavoro e quindi la grande confidenza che dà, ma anche la capacità di rimanere attivo in frenata e di ottimo anti-rise e quindi sostanzialmente di ottima pedalata. In questa versione è stato ottimizzato nelle forme, soprattutto per dare quindi 160 mm di corsa, un carro abbastanza compatto grazie anche all'introduzione dell'esclusiva ruota da 27,5 e soprattutto grande rigidità dato i carichi di forza laterali e appunto di lavoro di una bike. Vedremo bene nei particolari e vedrete nei particolari appunto tutti i lavori di rinforzo, ma anche tutti i dettagli di lavorazione, per esempio come i passaggi cavo, come sono stati pensati per ottimizzarne e per seguire al meglio per esempio il movimento del carro. Abbiamo sempre la biella di attivazione dell'ammortizzatore con attacco trugno in fibra di carbonio monoscocca, anch'essa per dare grande rigidità, e quindi abbiamo un lavoro ottimizzato anche di pulizia sul posteriore. Proseguendo con la linea troviamo una delle più grandi novità e quindi il nuovo motore Giant Yamaha in collaborazione. Parliamo del motore praticamente anche a vista forse più compatto del mercato e anche fra i più leggeri in assoluto. Aumenta la potenza e la coppia, parliamo di 85 Nm. Abbiamo sempre la grande caratteristica intrinseca di tutte le motorizzazioni Giant, che è quello di essere molto modulabile. Abbiamo i 5 livelli di assistenza, più un sesto automatico, e tutti i 5 livelli di assistenza sono programmabili, customizzabili tramite l'applicazione del telefono quando si vuole anche sul campo. Quindi ottimizzazione totale, soprattutto come ingombro del motore. Abbiamo la batteria che in questo caso è da 625 wattori, ma abbiamo anche l'opzione sulla fascia alta da 750. Con una nuova integrazione del telaio, praticamente la batteria adesso è una batteria semi-integrata, ossia praticamente ha un involucro strutturale del telaio stesso a cui si aggancia e sotto ha una cover di protezione che però non è ancorata alla batteria. Vi faremo vedere che porterà dei vantaggi per chi vorrà utilizzare una bicicletta del genere anche in estate, anche in bike park, potendo facilmente rimuovere la batteria e mantenendo però la cover di protezione sopra, ottimizzando appunto i pesi per il trasporto, eventualmente in seggiovia e quindi per essere utilizzata anche in bike park, come è il suo ambiente per una bici così cattiva da enduro. Arrivando all'anteriore abbiamo un angolo di sterzo molto aperto, 63,7, con la possibilità di essere regolato con un flip chip, quindi leggermente chiuso, ma la sua ampiezza maggiore siamo a 63,7, con ruota da 29 e 170 mm di scorsione, tutte con forcelle da 38 mm di stelo, quindi il riferimento assoluto per l'enduro, in questo caso abbiamo una RockShox Zeb. Per novità abbiamo anche la nuova centralina di comando che è stata integrata sul tubo orizzontale
orizzontale e ha una novità di avere i LED di controllo intanto colorati e molto più ampi, quindi abbiamo i LED che danno il livello batteria e i LED che danno il livello di potenza, e adesso appunto questi per il livello di potenza hanno assunto colorazioni differenti. Abbinato a questo, che integra anche al suo interno tutta la centrale di comando Bluetooth e Ant Plus di comunicazione anche con i sensori del cellulare stesso, abbiamo il nuovo comando remoto che è semi integrato nella manopola, super ottimizzato, minimizzato, che integra i comandi sostanzialmente remoti per alzare e abbassare i livelli di assistenza e il comando volo. Parlando nello specifico di questa versione, la 2 è stata scelta da noi per averla qui in negozio e proporverla per un allestimento ottimizzato come rapporto qualità-prezzo. Parliamo di unità di sospensione di altissimo livello, abbiamo l'ammortizzatore posteriore che è il nuovo Fox Float X con possibilità di blocco ad aria, specifico del duro cattivo, con un tuning da e-bike. Davanti, come detto, abbiamo la nuova ZEB da 38, quindi molto solida, cattiva, da 170 mm. Parliamo poi di unità sempre, di componenti sempre comunque votati all'enduro, abbiamo il manovrogente da 35, i freni, Code SRAM con il disco di serie da 220 anteriore e 200 posteriore. La trasmissione è sempre SRAM a 12 rapporti. Questo è un allestimento sostanzialmente di ottima qualità e fattura, soprattutto in proporzione al prezzo, che è di circa 5.500 euro per una bici pronta enduro, pronta al bike park, pronta a farvi sognare e divertire sui vostri sentieri preferiti. Vi invitiamo a venirla a vedere dal vivo qui in negozio, soprattutto perché purtroppo quest'anno le disponibilità sono limitate. Venite a vedere, contattarci e eventualmente prenotarla, perché i tempi di attesa sono mediamente lunghi e le disponibilità sono molto ridotte, purtroppo. Quindi vi aspettiamo in negozio e stay tuned. Ciao ragazzi!